È stata un'emozione incredibile. Il 5 di settembre non lo scorderemo mai, per sempre. Davvero emozionante. È un'emozione che non dimenticheranno mai, quella del primo vagito del piccolo venuto al mondo, anche grazie al loro intervento. Una storia che arriva ad Arezzo. Protagonista è una giovane mamma che ha dato alla luce il suo bambino sul pianerottolo di casa al quinto piano di un palazzo. Una storia a lieto fine anche grazie all'intervento dei volontari della Misericordia. Nel suo pianerottolo al quinto piano, con anche dei vicini che hanno assistito alla scena, e la cosa che si ricorda di più la ragazza ha detto che è stato il nostro approccio a lei, tenendogli la mano, calmandola, quindi un approccio abbastanza di sostegno psicologico. A chiamare i soccorsi è stata proprio la donna, Aretina, di 38 anni, già mamma di una bimba. Sentiva di essere prossima al parto. La chiamata ci è arrivata tramite tablet, perché è un nuovo sistema di emergenza di chiamata, e ci è arrivato un codice rosso ostetrico, e noi oltre all'indirizzo non sapevamo null'altro. In 3 minuti sul posto l'ambulanza Mike 10. Diceva: io sto per partorire, quindi l'abbiamo aiutata ad alzarsi. La dottoressa nel frattempo ha controllato lo stato generale della paziente, e davanti all'ascensore niente, la testolina del bambino si vedeva, quindi l'abbiamo adagiata a terra, l'abbiamo aiutata. E lì è iniziato tutto il processo del parto, quindi le ultime spinte che ha dato hanno dato alla luce il piccolino, ha fatto un grande pianto e lì a noi ci si è riempito il cuore. Poi la dottoressa ha clampato il cordone ombelicale, il nostro soccorritore e la nostra soccorritrice, che erano con me in intervento, hanno aiutato la dottoressa in tutte le manovre del parto improvviso, e Tommaso ha anche tenuto in braccio il bimbo. Poi abbiamo messo il bimbo sopra il petto della mamma e l'abbiamo trasportata verso l'ambulanza. Insomma, tutti hanno contribuito e tutto è andato per il meglio. Mamma e bimbo sono stati portati al San Donato per i controlli del caso, stanno bene e sono già stati dimessi. Parto improvviso è una casistica rara, ma nella quale vi trovate a volte di fronte? Sì, è una casistica molto rara, però appunto noi nei corsi lo mettiamo come argomento, perché se capita bisogna sapere intervenire. Ci sono delle manovre di accompagnamento della testa del bambino fuori dalla vagina della mamma, e poi tenerlo al caldo, quindi coprirlo subito con degli asciugamani se non abbiamo altro, e poi clampare il cordone ombelicale con delle pinzettine apposite a una distanza ben specifica, e poi portarlo in pronto soccorso. Vi trovate sicuramente tutti i giorni di fronte a tante situazioni drammatiche, forse queste poche eccezioni possono riempire ancora di più il cuore di voi soccorritori. Sì, perché vediamo tante cose purtroppo brutte, che però fanno parte della vita, e trovare una situazione bella, finita anche bene, senza nessuna complicazione nel mezzo, è bello. Cosa vi siete detti una volta finito? Bisogna riuscire un altro intervento, perché abbiamo l'adrenalina troppo alta.